L'ambito territoriale sociale numero 6 ha avviato una collaborazione con il liceo Nolfi Appolloni attraverso l'organizzazione e la gestione di un progetto PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, ovvero l'ex alternanza scuola-lavoro, rivolto agli studenti del liceo che entrano così come parte attiva nella rete Compiti Insieme. L'iniziativa è stata presentata nell'aula magna dell'ex Carducci, dall'assessore Tinti, dalla dirigente Galdenzi e dal dirigente scolastico Samuele Giombi, con la presenza delle due insegnanti che hanno seguito il progetto, Valentina Foschi e Alessandra Ulisse. Oltre 40 ragazzi saranno impegnati nei centri pomeridiani fanesi per l'aiuto compiti ai bambini dai 6 ai 13 anni. Svolgeranno attività che sono del tutto coerenti con il loro percorso formativo e che sono anche orientative in vista di loro future scelte di studio e di lavoro, essendo prevalentemente studenti e studentesse del nostro corso di scienze umane o di liceo economico-sociale, svolgeranno attività di supporto educativo per questi bambini o ragazzini adolescenti nell'aiuto compiti e più in generale sul piano educativo. Hanno già iniziato, sono una quarantina circa di studentesse e studenti e svolgeranno questa attività che hanno iniziato attorno a marzo fino ai primi di giugno, auspicabilmente poi forse anche nel periodo estivo. Nell'ambito del progetto Compiti Insieme, che è nato da una coprogettazione con diversi enti del terzo settore, del sostegno e soprattutto del contrasto alla povertà educativa, che ha sviluppato nell'ambito sociale, quindi non solo a Fano ma in tutti i comuni dell'ambito, spazi di aggregazione per ragazzi, ragazze, bambini e bambine, si è inserito, abbiamo inserito in collaborazione appunto con il liceo Nolfi, la possibilità di 40 ragazzi e ragazze, studenti, che avendo fatto un percorso anche di formazione hanno la possibilità di fare un'esperienza di supporto agli operatori e agli educatori, in questo caso nella sperimentazione che parte riguarda alcuni spazi di Fano, cioè in particolare il centro Gas-Gas che si trova sotto la scuola Nuti, gestito dai servizi sociali, e poi l'oratorio San Cristoforo, l'oratorio di Sant'Orso e l'oratorio La Stazione di Cucurano, anche con la collaborazione di alcuni enti come l'Associazione Mille Voci, l'Africa Chiama e poi la Cosmarche, che è la cooperativa che un po' gestisce tutta la rete.